Oggi si affrontano Taranto e Paris Saint-Germain. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia, speriamo di vedere una partita interessante. Benvenuti, siamo giunti dunque alle semifinali. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te chi può... L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Prova a verticalizzare. Santana schiaccia il piede sull'acceleratore. Diakité cerca un compagno, cerca lo spunto. Cristiano Santana, occasione fallita, è stato sfortunato qui. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Allarga sulla fascia. Qui deve tirare. Palla in rete. Rubata palla agli avversari. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Cristiano Ronaldo batte il portiere per la terza volta in questa competizione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Rabiot, Dani Alves, Cavani. Il Taranto si ritrova davanti e questa è davvero una sorpresa. Può cercare il taglio in mezzo e passa. Continua ad andare, palla a piede. Può colpire. Si allunga e trova la palla. Cavani prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Lungo passaggio in avanti. Santana. Santana! È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Santana ha cercato il gol, non ha avuto fortuna. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Hanno ottenuto un fallo laterale. Grande occasione, ci prova. Ha fatto tutto da solo, grande azione, peccato per il tiro. Bravo, qui il giudice di gara
ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Si sono fatti infilare in contropiede, un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso, se vogliono rientrare in gara. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Il direttore di gara ha dato via la seconda chance per tirare. Diakité. Santana. Cristiano Ronaldo è oggetto di attenzioni indesiderate, lo marcano molto stretto. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. E la manovra offensiva si ferma qui. Daniel Alves si libera alla grande. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Santana la gioca a sinistra, palla larga in profondità. Adrian scatta verso il pallone. Il Taranto si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Tiro! E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Santana è andato vicinissimo alla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Rabiot. Thiago Silva. Arriva Cavani. Pallone alto nello spazio. Non può sbagliare. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Provano a partire in velocità. Tocco morbido. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Thiago Motta prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Se ne va. Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Non aveva altra scelta, sapeva che non c'era altro modo per fermare la sua azione. Ha deciso di rischiare. Può provare. Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Il Paris Saint-Germain ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Solo il recupero li separa da una vittoria che pochi avevano previsto. Marquinhos perde l'equilibrio e non va troppo per il sottile. Devono buttarla in aria e sperare. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno raggiunto la finale, hanno colto l'occasione della vita. Adesso si giocheranno tutto in 90 minuti. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Volevano vincere a tutti i costi e ce l'hanno fatta, dando una grande dimostrazione di carattere e determinazione. Ora li aspetta una finale da brividi, in cui può succedere qualsiasi cosa.